Ciao a tutti ragazzi, questo sarà un video sui consigli di lettura e cercate di ignorare il rumore del diluvio universale che sentite. O forse no, speriamo di no. Allora, il primo libro di cui voglio parlarvi è La Ferocia di Nicola Lagioia. Sicuramente l'avete visto nel reparto novità delle librerie, edito da Einaudi. È la quarta ristampa, il che è molto strano per un romanzo che non sia un giallo o un erede di 50 sfumature di grigio o un libro di Ken Follett o Dan Brown. Che cos'è la ferocia di cui parla Nicola Lagioia? È il contrario della civiltà. Infatti, la nostra società ipertecnologica, iperconnessa, in realtà non si basa su meccanismi logici, su meccanismi razionali, illuministici, diciamo così, ma invece è dominata proprio dalla ferocia, questo istinto ferino, questo istinto alla bestialità. E proprio questa ferocia diventa la chiave di lettura con cui Nicola Lagioia ci racconta di una ricca famiglia del sud di Bari, la famiglia Salvemini, che diventa un po' la metonimia di un certo tipo di economia, anch'essa bestiale, rapace, particolarmente scellerata, perché il capofamiglia Vittoria è un palazzinaro, questa figura che anche per motivi politici nel nostro paese è diventata così particolare, così caratteristica. Anche se il romanzo viene venduto al pubblico come, infatti anche io ho usato questi termini, cioè l'ascesa e il declino della famiglia Salvemini, in realtà questo romanzo non è affatto l'ascesa e il crollo di una famiglia, non si percepisce in questo modo, perché la struttura del romanzo è molto frammentata, quindi non c'è proprio un arco narrativo né temporale, perché la struttura del romanzo è polverizzata, flashback, flash forwards, più stesse scene ripetute da più punti di vista, da più punti di vista, quindi comunque non c'è proprio a livello strutturale un arco narrativo che permetta, secondo me, la percezione di un'ascesa e di un declino. La famiglia Salvemini semplicemente non è mai stata grande, non è mai stata a un punto, non è mai salita ad un punto tale da cui poi potesse cadere. E infatti, poi, tra l'altro, non è uno spoiler, però non c'è neanche la caduta, cioè questo il botto non si sente, lo schianto non c'è, avviene fuori scena. Non c'è proprio il senso della tragedia in questo romanzo, è negata la tragedia, che è un po' anche un tema, se vogliamo, molto interessante. E anche se questo effettivamente è un libro che parla di degenerazione, è un libro che parla di istinti bestiali, di istinti animali, in realtà anch'essi non sono descritti con particolare pathos e nemmeno con particolare malvagità. Anzi, questo è un libro più che altro sull'inconsapevolezza del male, cioè noi ormai è come se vivessimo in un mondo che ci obbliga ad un tale stato di bassezza, appunto come gli animali, che tutto diventa istinto e quindi anche le categorie di bene e male fanno parte di un altro ordine di idee. Ecco perché la ferocia in realtà in questo romanzo non è tanto vista come malvagità, come cattiveria, ma quanto proprio come debolezza, cioè come se noi non potessimo fare a meno dei nostri istinti, è come se i personaggi in un certo senso fossero condannati. Ecco perché dico che in un certo senso hanno un'ostinata ottusità, nel senso che sono inconsapevoli a volte, è come se loro non potessero fare altrimenti di quello che fanno. E come per lo studio del mondo animale è indispensabile l'analisi dell'habitat in cui gli animali vivono, così Nicola Lagioia, per parlarci della famiglia Salvemini, questa famiglia condannata agli istinti, condannata alla bestialità, dipinge per noi questo sud corrotto e notturno. In questo il romanzo è eccellente, secondo me, il modo in cui Nicola Lagioia raffigura questi paesaggi luminescenti, le creature notturne che popolano questa Puglia gotica quasi, molto espressionista in certi passaggi, tant'è vero che mi ha ricordato il bestiario di Federico Tozzi.
è davvero impeccabile, eccellente la scrittura di Nicola La Gioia, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto del romanzo, questo continuo rimando al mondo animale, la descrizione dell'ambiente. Infatti la peculiarità del romanzo, il suo valore, secondo me, risiedono soprattutto nell'architettura della storia, e non tanto nella storia in sé, di cui adesso parlerò, ma proprio nell'atmosfera che crea, nell'idea che sta dietro questo romanzo molto ambizioso, cioè il fatto di davvero cercare di capire la metamorfosi che ha subito questo paese, la nostra società in generale, tant'è vero che sono davvero descritte in maniera coerente, perché è difficile far convivere tante parti dell'Italia, cioè tutta la compagine sociale in questo romanzo è descritta, nonostante parli di una certa fetta di società, perché la famiglia Salvemini è una ricca famiglia dell'alta borghesia, quindi ha costruito il capofamiglia Vittorio è un palazzinaro che ha costruito un impero. Di conseguenza, ovviamente, il focus narrativo sta in questa parte di società. Ma nonostante questo, Nicola La Gioia riesce a far convivere tante anime dell'Italia, cioè il lavoratore precario vestito con un costume di gomma piuma che fa lo sponsor, c'è il medico legale cocainomane, c'è l'apparato burocratico che è molto giustamente sfocato in questo romanzo, perché è come se i ruoli burocratici, amministrativi fossero tutti un po' tutti uguali, quindi non, anche gli stessi personaggi si confondono un po' tra di loro. Cioè, poi ci sono i giornalisti, c'è cioè questo giornalismo in crisi, cioè, ci sono i social network, c'è il disastro ambientale che sta dietro la cementificazione, insomma, c'è veramente tanta Italia in questo romanzo, le tante anime del nostro paese, e quindi in questo Nicola La Gioia veramente ha un indubbio talento. Ecco perché dico che questo romanzo è veramente molto interessante e io ve lo consiglio. Io non vi ho detto la trama, ma in realtà il punto di partenza della narrazione di La Gioia è il suicidio di una componente della famiglia Salvemini, cioè la figlia Clara. E conseguentemente, appunto, al suicidio di Clara c'è Michele, il puro della famiglia, suo fratello, il figlio bastardo nato da una relazione extraconiugale di Vittorio con un'altra donna. Michele, appunto, che ricercherà la verità dietro l'atto violento di sua sorella, cioè dietro l'atto del suicidio, ricercherà la verità che sta dietro la versione ufficiale dei fatti. Quindi, come vedete, la storia in realtà, soprattutto se come me amate le serie televisive e il cinema, non vi suonerà nuovo, perché anzi, proprio in questi ultimi tempi viene continuamente riproposto questo soggetto narrativo, cioè quello della ragazza scomparsa. Pensate a Gone Girl, addirittura stanno resuscitando Twin Peaks, Broadchurch, The Killing, che io ho amato tantissimo. Poi, nonostante questi temi, anche molto violenti, diciamo, poi vabbè, nel libro in realtà c'è tantissimo altro, non è solo il suicidio, non è solo la corruzione, ma c'è molto altro, molte altre magagne, molto altro marcio. Nonostante appunto questi siano i temi, in realtà però La Gioia usa una forma molto cerebrale di scrittura, molto fredda. In generale non è che i personaggi siano particolarmente brillanti. Tra l'altro i personaggi sono un po' meccanici, devo dire la verità, soprattutto i personaggi femminili, che io non ho amato per niente. E quindi è la scrittura proprio dei personaggi risulta un po' artificiosa. Secondo me non è riuscito a creare ma forse volontariamente, forse voleva restituirci l'idea di questi personaggi un po' ottusi, un po' meccanici, a volte un po' troppo compiaciuti, devo dire la verità, cioè no, compiaciuti loro, compiaciuta la scrittura nel descrivere questi personaggi, secondo me un po' troppo cementati. Addirittura, per esempio, i personaggi femminili, secondo me, sono addirittura stereotipati in certi casi, come per esempio Anna Maria, cioè proprio il classico, il prototipo della donna borghese, il cui unico terrore è quello di essere lasciata dal marito, e anche l'unica cosa che poteva renderla umana, cioè il fatto di
odiare, tra virgolette, Michele, cioè il figlio bastardo, perché ovviamente è il quadro vivente del tradimento del marito, anche questa cosa che può rendercela umana ai nostri occhi, in realtà è etichettata come peccato mortale. Cioè io capisco che è dal punto di vista di Michele, quindi Michele ovviamente non si senta amato dalla matrigna, però voglio dire, è anche comprensibile. Invece no, Anna Maria è dipinta come Lady Macbeth, e neanche, perché Lady Macbeth aveva delle volontà, aveva un desiderio di potenza, cioè aveva anche una sua intelligenza terribile, però aveva un suo carattere, mentre Anna Maria no. La stessa cosa Gioia, che è la figlia minore. I personaggi femminili, secondo me, sono proprio senza volontà, apatici. Questa cosa mi è dispiaciuta molto. E anche il discorso di Clara, cioè Clara è proprio tutto quello che voi potete, cioè vi aspettereste, esattamente tutto ciò che voi vi aspettereste, non ha nulla di sorprendente, proprio zero. Questa è una ragazza che soffre della sindrome del pezzo mancante e si degrada sia perché sente un senso di colpa, di inadeguatezza, e sia perché in realtà vorrebbe farsi salvare dal fratello. Ma voglio dire, cioè, no. Io capisco che Clara sia in un certo senso un simbolo, un'idea, no? Di bellezza degradata, di bellezza corrotta, però no, è proprio, in certi casi, secondo me, rasenta la bidimensionalità. Leggetelo invece perché è molto interessante invece dal punto di vista della scrittura, è molto interessante dal punto di vista delle tecniche narrative utilizzate, nell'analisi che fa della società, nell'idea che ci sta dietro i personaggi, che sta dietro il romanzo in generale, quindi è molto interessante da questo punto di vista ed è sicuramente imbattibile nella descrizione di un sud particolarmente maledetto. E non farò mai più questa cosa, ve lo giuro. Ok, questo era Nicola la Gioia, di cui ho parlato per 3 ore e mezza. Adesso, se ce la faccio, vorrei parlarvi di una scrittrice sensazionale, Flannery O'Connor. Ho letto in biblioteca, ma adesso ve lo faccio vedere perché mi sa che ancora non mi è scaduto il prestito. Ecco qui, Sola a presidiare la fortezza, edito da Minimum Fax, è un epistolario. E allora, parliamo di Flannery O'Connor, una donna dalla vita. Non mi va di dire tranquilla, perché in realtà come possiamo definire tranquilla una vita tormentata dalla malattia? Perché Flannery O'Connor aveva una bruttissima forma di lupus, il dottor House, che ha ereditato dal padre, una malattia incurabile. Infatti lei arriverà a dire: non sono stata da nessun'altra parte se non malata, perché secondo lei la malattia era un luogo dove nessuno può seguirti. E quindi ha condotto questa vita un po' ritirata, con la madre, anche lei tra l'altro un po' malaticcia, il cui unico fuoco era quello della scrittura. La scrittura che però era alimentata da un fuoco ben più grande, cioè quello della fede, perché Flannery O'Connor è una scrittrice cristiana, in particolare una scrittrice cattolica. Era consapevole del fatto che i suoi lettori per lo più erano atei. Infatti lei scriveva: non c'è niente di peggio che scrivere, che trovare il senso di tutto nell'incarnazione e vedere che invece all'incarnazione non ci crede nessuno. Ecco, quindi questa scrittrice era doppiamente esclusa in quanto malata e in quanto cattolica, quindi in quanto credente. Non pensate però che l'epistolario sia una dichiarazione di fede, un manifesto di scrittura, assolutamente no. Anzi, la caratteristica principale di questo epistolario è proprio l'ironia formidabile di Flannery O'Connor. A chi indirizzava le sue lettere Flannery O'Connor? Ai suoi amici scrittori, agli editori, ma soprattutto ai suoi lettori e ai suoi critici. E c'è una lettera, un critico freudiano, cioè di tradizione freudiana, diciamo, che vi giuro che vale tutto il libro. Al critico freudiano Flannery O'Connor risponde così:
Le auguro comunque di liberarsi dall'ottica che la induce a vedere un simbolo fallico nella maniglia di ogni porta e che attribuisce simili intenti a chi ha tutt'altre gatte da pelare. La tecnica freudiana può essere attribuita a qualsiasi cosa con risultati ugualmente risibili. La forcella dell'albero. Ma andiamo, Billy, ritrovi la sua semplicità. Mica siamo a Manhattan. Non infligga certe cose a quei poveri studenti. Meritano di meglio. L'aspettiamo per il giorno del ringraziamento. Lei ha scritto due romanzi, Il cielo dei violenti e La saggezza nel sangue, tutti i titoli molto biblici e soprattutto i racconti. Ma in realtà, ecco, lei nella vita privata si dimostra invece una grandissima. C'è un grandissimo spirito, altro che biblico, anzi, una leggerezza davvero invidiabile, che per esempio lei dice di evolvere, il cui unico interesse per esempio è quello di essere l'autorità suprema sui pavoni, ecco perché c'è un pavone in copertina, perché lei in realtà allevava i pavoni, ma voi ve lo smettereste mai da una che ha scritto quel romanzo terribile, nel senso di spaventoso, come Il cielo dei violenti, vi aspettereste mai che alleva pavoni? Che invece sì, invece è così, però ovviamente accanto a questa parte della sua vita sicuramente brillante, perché vi giuro che questo epistolario è di un proprio spiritoso, brillante, ma accanto a questo però c'è anche tutta la profondità e il mistero della fede, con cui, che è ovviamente argomento prediletto da Flannery O'Connor, e devo dire che anche se magari non credete in Dio, anche se non vi importa nemmeno tanto della religiosità in generale, della spiritualità, io vi consiglio assolutamente di leggere che cosa scrive questa donna sulla fede, sul dogma cattolico, perché lei non è uno spirito libero, una cattolica non praticante, no, lei è proprio molto disciplinata e lei crede che il dogma cattolico sia fondamentale. Io quindi mi limito semplicemente a dire che questo epistolario è formidabile, vi invito a leggerlo sia se siete grandi già amanti di Flannery, sia che voi non lo siate, mi raccomando, vi assicuro, è eccezionale. E come se non bastasse, l'estate scorsa sono andata nel Connecticut a trovare i Fitzgerald e ho imbarcato clandestinamente sulle Eastern Airlines Treana Trevive per i loro figli, ma da allora non ho commesso altri reati. Dove viviamo io e mia madre c'è molto spazio e mi sono comprata alcuni pavoni e sto seduta ore sui gradini del cortile a studiarli. Ho intenzione di diventare l'autorità mondiale sui pavoni e spero che una volta o l'altra mi offrano una cattedra alla facoltà di pollamologia. Io la amo. Il libro di cui voglio parlarvi brevemente è Gone Girl. Non mi dilungherò più di tanto, prima di tutto perché penso che voi già lo conosciate tutti e secondariamente perché su questo libro non si può dire niente perché è tutto un grandissimo spoiler. È un thriller, un thriller psicologico, se lo definito così. Io in realtà non leggo molti libri di genere, come potete notare dal mio canale, ma mi sono convinta a leggere questo libro perché uno dei miei registi preferiti, cioè David Fincher, di cui ho visto tutto tranne Uomini che odiano le donne, il remake, perché quel film mi ha sconvolto e non voglio sinceramente più rivederlo. E lui appunto anzi ha già fatto uscire il film, che è uscito però in America, noi, da noi uscirà a dicembre. E quindi io volevo leggere il libro prima di andare a vedere il film. Mi è piaciuto abbastanza, anzi mi è piaciuto molto, tranne il finale, di cui però purtroppo non posso dirvi niente. Comunque io il finale l'ho trovato esageratissimo. Voi sapete che David Fincher ama i libri pieni di colpi di scena, da Fight Club, pensate a Seven, comunque sono film che lasciano a bocca aperta lo spettatore, un po' sensazionalistici, diciamolo, però con risultati non cheesy, non di basso livello, non grossolani, ecco. Mentre Gone Girl, sebbene per tutto il romanzo sia secondo me un susseguirsi di colpi di scena anche ottimi, poi il finale invece è esattamente quello che non dovrebbe essere, cioè grossolano, e per quanto mi riguarda assolutamente fuori dalle righe, sopra le righe in maniera eccessiva. Peccato, perché in realtà questo libro, anche se è un thriller psicologico, quindi anche se è abbastanza connotato nel suo genere, perché parla di una ragazza scomparsa, di una donna che scompare, viene immediatamente messo tra i sospettati il marito Nick. Ma in realtà la storia è molto più complessa, comunque anche se è un thriller, proprio nel senso più carico di tensione, diciamo,
In realtà sorpassa, che sorpassa? Schumacher sorpassa, no? Esce fuori dal genere, soprattutto per la critica che si fa ai mass media sul ruolo della donna, per esempio. E non sto parlando di quella classica critica ormai un po' sopravvalutata sul metti il mostro in prima pagina, quella è una critica che già è stata mossa ai mass media, quindi non è una cosa nuova. Anzi, secondo me l'autrice fa una critica assolutamente inedita. E poi vabbè, c'è una disamina impietosa del matrimonio, cioè se vi state per sposare o siete in procinto di farlo, non leggete Gone Girl perché è assolutamente formidabile nel criticare le ipocrisie del matrimonio, le falsità, i doppi giochi, le menzogne, è fantastico, fantastico. Naturalmente, per il finale. Il finale è veramente un finale di merda, possiamo dirlo. È brutto, cioè, ok, è scioccante, ma non ha senso, cioè, è troppo assurdo, dai, che cavolo. Sembra Polanic, gli ultimi romanzi di Polanic che non hanno senso, vabbè. Lasciamo perdere, chiudiamo parentesi. Ve lo consiglio comunque, cioè se state cercando una lettura che vi travolga, perché veramente è uno di quei classici romanzi che si legge subito, perché devi sapere, devi capire che cosa sta succedendo, però senza essere stupido, anzi io lo ritengo un romanzo molto intelligente, e non vedo l'ora di vedere il film. Peccato che c'è Ben Affleck, ma perché? Cioè io odio Ben Affleck, tra l'altro poi, piccola curiosità, io avevo visto invece, molto bello tra l'altro, Gone Girl, il film con Casey Affleck, che è il fratello molto più capace, molto meno famoso, ma molto più capace di Ben Affleck. Quel film è una figata, è un noir e io penso che ci sia un collegamento, perché si chiamano tutte e due Gone Girl, quindi io penso che l'autrice abbia tratto un po' ispirazione dal titolo del film noir. Di non mi ricordo che regista, comunque anche lui è abbastanza famoso, vabbè, comunque. Molto bello quel film, guardatelo, però parla di una bambina scomparsa. Ok, chiusa parentesi, ultimo romanzo di cui voglio parlarvi è Mabel dice sì di Luca Ricci, in realtà non è un romanzo ma è un racconto lungo. Io l'ho trovato adorabile, davvero un racconto delizioso, sebbene in realtà non abbia nulla di delizioso perché è un racconto invece molto amaro, parla dell'incapacità di accettare personalità devianti, in particolare personalità che sono in grado di concedere atti di gentilezza, di disinteresse, mentre il mondo, essendo egoista, cioè la società, gli individui essendo egoisti per natura, sono scettici di fronte a certe personalità. E infatti Mabel, perché dico che è una personalità deviante? Perché si riferisce in realtà ad un classico della letteratura, ovvero Bartleby lo scrivano. Bartleby è un personaggio diventato iconico per essere il simbolo della negazione. Bartleby era quello che diceva io preferirei di no. Con questa frase, divenuta celebre, lui diceva di no a cosa? Era una critica al mondo capitalista, perché stiamo parlando della nascente Wall Street di fine 800, viveva nella negazione una forma di difesa, in un certo senso, di resistenza. Mentre Mabel è completamente opposta, perché nonostante anche lei sia una personalità deviante, in realtà lei dice di sì. Mentre Bartleby viveva nella negazione, Mabel invece, che è la receptionist di un albergo, lei invece è una sorta di bocca di rosa, diciamo così, perché si concede, è una donna dedita alla espansività emotiva, che appunto distribuisce generosità amorosa, mettiamolo in questi termini. E ovviamente il mondo delle malelingue non può che respingere questo tipo di personalità. Mi è piaciuto molto, soprattutto perché l'amore che dà Mabel viene messo in contrapposizione invece ad altri tipi di amore, altri modi di vivere il rapporto di coppia, molto invece diversi e soprattutto molto canonici. E questa è una cosa che mi ha fatto riflettere, cioè il fatto che anche un amore possessivo viene accettato purché sia esclusivo. Cioè se tu stai con un uomo che ti
reprime e ti tratta come una sua proprietà, va bene, cioè ok, non è il massimo, ma va bene, mentre se tu alla fine non hai un rapporto esclusivo con nessuno, ma puoi concederti a tanti, questa cosa è vista sempre come una malvagità, come una cattiveria, nonostante non ci sia nessuna malizia, perché Mabel è un personaggio privo di malizia, e in questo è una personalità deviante. L'atmosfera che si respira, secondo me, è mitteleuropea. In realtà è ambientato in Italia, è ambientato infatti in questo albergo, che ha qualcosa di misterioso, perché in realtà è un ex monastero, quindi ha qualcosa di particolare, e devo dire che anche la narrazione è proprio secondo me classica. Anche il narratore, il protagonista, non ha un'identità, e questo fa molto racconto del Novecento. E anche la dimensione del racconto è quasi senza tempo, un po' incantata. Mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Tra l'altro, io l'ho presa al libraccio e un ragazzo, a cui evidentemente invece non è piaciuto il racconto, ha sottolineato a matita tutti i modi di dire, tutte le frasi fatte. Per esempio, a notte fonda, e lui l'ha sottolineato. Oppure, lo guardò di sottecchi e l'ha sottolineato. Ma perché? Bene, questo video finisce qui, è durato tantissimo, mi dispiace, non ho il coraggio di vedere la cifra del contatore. Vi ringrazio come al solito per la pazienza. Qui sotto trovate tutti i miei contatti e trovate anche la recensione scritta della Ferocia e di Mabel Dice Sì, che è uscita per Una casa sull'albero. Vi invito a mettere mi piace sulla pagina Facebook di Una casa sull'albero, che è un sito molto carino per cui collaboro. Vi invito ovviamente anche, vi indirizzo soprattutto per qualsiasi domanda, dubbio, insulto, quello che vi pare, alla mia pagina Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione alla mamma, grazie mille per tutto e ciao! Allora, è uno dei miei registi preferiti e è molto classica, mo sì, molto classica. Ebbene, questo era ebbene. Ma perché non ti limiti? Ma che stai dicendo? Infatti, a chi fa rima e fa riferimento. Infatti, a chi fa rima. Ma ancora? Three in the morning, and I'm trying to change your mind. No, 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 no.